Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul Dr. Di Channel. Oggi stiamo realizzando un progetto totalmente off topic, cioè andremo a realizzare dei sostegni per una GoPro, ma non dei sostegni in plastica o PVC o comunque materiali normali, aiuto, ecco appunto, ma realizzeremo dei sostegni di alluminio fusi e vi insegnerò proprio a fonderli con questa, che è una forgia sostanzialmente. Allora, come ho creato la forgia? Non è stato difficile, basta prendere un secchio come questo qua che potete vedere e metterci dentro la carbonella, fare un buco sul fondo del secchio, attaccarci un phon come questo qua che sta andando e niente, sostanzialmente puoi innescare la fiamma con un piccolo lanciafiamme e poi aspettare che si fonda l'alluminio. Allora, sostanzialmente cosa ho fatto? Sono andato a riempire quella tramoggia lì sotto, ok, dove vedete le lattine, praticamente là è la tramoggia di fusione dove sostanzialmente andrà a fondersi l'alluminio e poi andremo a metterlo qua, in questa piccola sezione. Ok, dopo aver fatto due forgiature ho ottenuto questi due lingotti. Uno è venuto un po' meglio, uno una prova più che altro. Questo qua è quello che utilizzeremo poi per forgiare il tutto. Questo. Ho messo più alluminio, dopo adesso con il flessibile andremo a lavorarlo ed eccoci arrivati al punto clou. Ora andremo a lavorare la nostra paletta con il flessibile in maniera tale da togliere via tutto ciò che è superfluo, ok? Una volta tolto via tutto il superfluo andremo a incidere in maniera trasversale i tre dentini con il flessibile e volevo farvi notare che comunque le barrette sono veramente molto leggere e poi comunque andremo a rifinire e alleggerire ulteriormente il nostro blocco per poi andarlo a fissare su un'asta o comunque faremo in questo video faremo un aggancio per asta, quindi se volete farvelo vi consiglio di guardare questo video. Ok, eccoci qua, andiamo ora. Mi raccomando ragazzi, sempre le protezioni, Bene, ora cambiamo lama del nostro flessibile e andiamo a levigare, comunque a togliere via tutto il coso per farlo diventare liscio, perfettamente liscio. Ah, scotta, mi raccomando, state attenti perché veramente scotta un casino e non voglierei mai se sistemare. Comunque io non sono responsabile di qualsiasi cosa voi facciate, vi facciate male, vi facciate qualsiasi cosa, io non voglio sapere nulla. Ecco che comunque comincia a prendere forma, bello liscio, ecco, con questa raspa qua, io l'ho presa per acciaio ma credo che comunque sia per alluminio che è più morbido, dovrebbe comunque andare bene. Niente, continuo con l'animatura, voi sapete da che tanto. Bene amici youtubers, eccoci arrivati. Allora, sono arrivato a questo punto, ho cercato di sgrossare in maniera più un attimino, adesso è ancora molto grossolano, comunque ho sgrossato il blocchetto che abbiamo fuso con la forgia di alluminio. Ora andremo a prendere le misure del nostro attacco, quindi andiamo a prendere la nostra scatolina e prendiamo le misure dei tre dentini, incidiamo e vediamo cosa riusciamo a fare. Ma prima di fare tutto ciò andiamo a fare un buco di 5 mm con una punta da 5 esattamente al centro del nostro blocchetto. Perché facciamo questo prima di fare i dentini? Perché poi nel fare i buchi, quando ci saranno già i dentini fatti, il problema sarebbe il fatto che sostanzialmente faremo più fatica a bucare, dovremo stare molto più attenti perché si andrebbero a storgere e a piegare i dentini, quindi meglio farli adesso che il blocco è rigido e poi andare a dare le sezioni che farlo dopo con il rischio di rovinare tutto il lavoro fatto. Andiamo a prendere la base, prendiamo le misure e... Bene, allora siamo andati a prendere la nostra
custodia, che è questa, custodia della GoPro, e siamo andati, ho preso le misure, che sono queste tre lineette. Noi andiamo a tagliare le tre lineette in maniera tale da avere una sezione di più o meno saranno 2 centimetri, poi comunque adesso andiamo a realizzare il buco, prendo tutte le misure in maniera tale che sia tutto bello, preciso e pulito. Mi scuso in anticipo, ma mi si è scaricata mentre facevo il video la GoPro, quindi io sono andato avanti e sono arrivato. Beh, allora, sostanzialmente cosa ho fatto? Ho tagliato una sezione perpendicolare più piccola sotto, i tre dentini sono quelli sopra che andranno attaccati alla GoPro, e ora sto praticamente andando a lucidare il tutto, a dare una smussata a tutti gli angoli taglienti e quant'altro, ma devo dire che comunque è un ottimo risultato. Uno, perché è in alluminio, quindi non si spaccherà facilmente, sarà molto più rigido e soprattutto è molto molto leggero. Due, perché con questo strumento qua potrò adattarlo a qualsiasi altra cosa senza dover tutte le volte fare tre dentini per agganciarlo direttamente alla GoPro, quindi userò lui come riduttore universale per tutte le mie cose. Detto questo, ora mi metto qua a lucidare tutto con il Dremel e vi lascio al video. Bene ragazzi, dopo aver saldato, aver rimato e aver fuso alluminio, siamo giunti a questo. Come potete vedere funziona molto molto bene. Ho creato poi anche questo piccolo accessorio con questa particolare vite che potete praticamente agganciare a qualsiasi cosa che sia predisposta a fotocamere o videocamere, perché andrete semplicemente ad avvitarlo. È veramente molto molto utile, costo zero, su internet ne trovate che costano 5-6 euro, quindi devo dire che per aver speso forse il costo delle lattine un po' di tempo, il risultato è ottimo. Quindi niente, se il video vi è piaciuto un mi piace qua sotto, un commentino se hai voglia, e come al solito al prossimo video. Ciao!